cari fratelli e sorelle che state sostenendo la nostra attività, l'opera che il Signore ci ha affidato, sono qui con i bambini che voi tutti state sostenendo. Io vi voglio ringraziare perché per me è una gioia poter essere qui dopo 3 anni che mancavo per poter rivedere i bambini che stiamo aiutando. Veramente è una benedizione. Questo è il miracolo dell'amore, è il miracolo che voi state compiendo, perché questi ragazzi un giorno saranno adulti, ma avranno nel frattempo ricevuto una buona educazione. Io ringrazio Dio per voi, per tutti voi. Oggi abbiamo appena terminato di distribuire dei pacchi di riso a tante famiglie povere delle slum che sono disperse qui ad Ammalapurà. Ci sono tanti bambini, tante famiglie che sono nel bisogno. Se riusciamo noi cristiani a unire le nostre forze per poter dare a questi ragazzi una minima educazione, il loro futuro potrà essere diverso, potranno essere tolti da quella povertà, da quella miseria che ogni giorno convivono. E io voglio dire grazie per questi ragazzi, voglio dire grazie per quei ragazzi che quest'anno si sono laureati, alcuni diplomati, sono stati una ventina. In tutti questi anni avete avuto la perseveranza di continuare a sostenere e io posso altro che ringraziare Dio e ringraziare voi per il cuore e per lo spirito di Dio che è dentro di voi. Dio vi benedica tanto, continuate a sostenere. Adesso vi mostreremo i vostri ragazzi cresciuti ed è una benedizione per me, una gioia. Grazie a tutti. Our special love.